Comunque dicevo, questo per quel che riguarda crescite prostituite. E poi c'è, per fare dei salti, arrivare ai giorni nostri, perché spero poi, che poi immagino che poi ci siano eventualmente domande o cose del genere, che dici? Vabbè, vediamo. Io ho scritto crescete prostituitevi, Italiopoli, come resistere nella palude di Italiopoli, di cui avete qui una versione aggiornata con due capitoli nuovi. Il libro è del 2007, questo è uscito alla fine del 2008, inizio 2009, con due capitoli che aggiornavano la situazione. Che cosa c'è in Italiopoli? C'è la descrizione del paese a partire dalla politica. Per esempio c'è una descrizione forte sulla corrispondenza fra destra e sinistra in Parlamento, in alto. In basso poi le cose si possono discutere, ma in alto non è vero che destra e sinistra sono uguali. Questo lo potrebbe dire soltanto un qualunquista che non conoscesse la storia del paese. È molto peggio, sono complementari. E sapete perché è molto peggio? Perché se destra e sinistra fossero uguali, anche questo paese, di solito di pecoroni, sarebbe sceso in qualche modo in piazza vedendo lo strame che fanno della vita pubblica, della cultura, della decenza, dell'etica, insomma, di tutte le cose di cui immagino abbiate parlato in questi giorni. Non parliamo poi del fenomeno dell'illegalità, che è un gigantesco cellophane che avvolge tutto il paese, ma da anni. Adesso un po' si sta diradando perché i numeri delle mafie sono troppo forti per non rompere questo cellophane. Ma se fosse per loro continuerebbero a tenerci avvolti nel cellophane. Quindi se questo cellophane comincia ad aprirsi non è per merito loro, è per merito delle mafie che sono talmente forti che ormai i loro numeri vengono fuori e infiltrano gli enti locali, infiltrano dappertutto, infiltrano i governi stranieri, perché come saprete c'è ogni due anni a Pittsburgh una sorta di hit parade all'Università di Pittsburgh, hit parade delle associazioni delinquenziali mafiose, e di solito Andrangheta è sempre fra i primi tre e Cosa Nostra fra i primi cinque. Al primo posto c'è la mafia russa, al secondo posto quella cinese. Però l'Andrangheta, come la Cagnotto, sta sul podio, quindi insomma, io dico, una bella figura, che proprio siamo la butta lì. Allora, tornando al discorso della complementarietà, probabilmente se fossero, invece che complementari, destra e sinistra, in questo senso, fossero uguali, ci sarebbe una reazione più facile, perché nei confronti dell'uguaglianza o comunque dell'equiparabilità, la reazione è di grana grossa. Se si comportano nello stesso modo, anche se dicono di comportarsi diversamente e si schierano e hanno parole d'ordine diverse, litigano fra di loro apparentemente, se però fossero percepiti come la stessa cosa, vi assicuro che prima o poi, e forse già prima, qualcuno in piazza sarebbe sceso. Perché non sono scesi in piazza? Perché il concetto di complementarietà, e questo vi dimostra che io lavoro sulle idee, i fatti mi servono ad arrivare alle idee, cioè io faccio un lavoro diversissimo da quello che fa Padellaro, che è un eccellente giornalista, o da quello che fa Travaglio, che è un eccellente giornalista, soprattutto sui temi giudiziari, ma non solo, o le trasmissioni che fa Santoro. Io faccio un altro tipo di mestiere, non so quanti altri lo facciano, se ce ne sono altri io non li conosco, ma magari non li conosco io per mia ignoranza. Io faccio oggi a 60 anni quello che facevo già in modo più maldestro, forse più superficiale, a 30 anni. Faccio il pontiere, continuo a fare il mosaicista, cercando di mettere vicino le tesserine dei mosaici. Allora, per tornare a noi, perché sono complementari e quindi rendono difficile la compressione e la reazione? Perché la complementarietà è un concetto molto più sfuggente dell'eguaglianza tra di loro, capite che cosa voglio dire? La complementarietà richiede da parte di chi dovrebbe essere coinvolto per reagire una sottigliezza o una sofisticazione o semplicemente un'abitudine a pensare, ad approfondire, che ormai in questo paese per 10.000 motivi, a partire dai mezzi di comunicazione, dalle tecnologie e tutto il resto, non c'è più. Oggi il tempo per approfondire praticamente non ce l'ha più nessuno. Uno deve decidere che approfondire è un mestiere e viene qui alla Madonna del Carmine, il cavalletto del Castellino, quello del Cavallino, quello che è, insomma, il cavalletto? Adesso stiamo guardando il capello, insomma, questa Madonna qui, e sta per conto suo e pensa, e comincia a vedere, vi assicuro che cava molte più cose dal dentro che non dal fuori, se vuole. Il problema è che non siamo più abituati ad avere questo rapporto con il dentro in senso lato. Dunque, torniamo a noi, complementarietà. La mia tesi è che destra e sinistra, Italiopoli, destra e sinistra siano complementari.
come sarebbe, com'è possibile che sia complementare Prodi con Berlusconi? Ve lo dimostro facilmente, perché nel mio libro, ripeto, le mie teorie non sono le teorie che mi sogno la notte, sono le teorie che scaturiscono da un racconto di fatti, da una documentazione di cose, di avvenimenti, da una raffigurazione di persone. Beh, che succede nel gennaio del 2006, quando dopo nel 2005 c'è stata le primarie, come ricorderete, la già Unione, non era già più Ulivo, era Unione, le primarie dell'Unione, 4.300.000 cose. Qui con Antonio Padellaro siamo in lieve discrepanza, perché, adesso vi dico perché all'epoca Fassino, l'unità comunque era nell'orbita ovviamente dei DS, Fassino era il segretario dei DS e disse il giorno prima di queste primarie, organizzate un po' alla Casareccia, come ricorderete non c'era nemmeno un candidato dei DS, erano candidati di altri, c'era pure Di Pietro, c'era Bertinotti e via dicendo, ma non c'era Prodi naturalmente, perché bisognava creare una base a Prodi, ma era un modo per contarsi, per come dire, per verificare una certa forza, visto che in aprile si sarebbe andati al voto. E vi ricordo che Berlusconi aveva perso tutte le elezioni precedenti, erano 3 anni che perdeva, avessero fatto anche le elezioni sotto al Bar Maria, Berlusconi avrebbe perso in quel periodo anche quelle. Quindi forse dovremmo riflettere su come è stato possibile che da quell'epoca a oggi siano cambiate tutte queste cose. Adesso poi quello che succederà domani e dopodomani è in mente a Priapo, insomma, però vedremo quello che succede, non lo possiamo dire. Tornando, poi vi dico perché Priapo, che è il segretario di un partito politico che ci riguarda un po' tutti. Che cosa succede? Che Fassino dice a un giorno o due giorni da questo voto delle primarie, dice quanti verranno? 700.000, 800.000. Ed è stato sentito dire Fassino, l'astuto Fassino di queste parti, diciamo di questa ragione, è stato sentito dire speriamo di arrivare a 1.000.000 tondo, così facciamo titolo sui giornali stranieri. Ora, un segretario di partito che dice una cosa del genere e poi vede che vanno in 4.300.000, io devo prendere per buone le cifre fino a prova del contrario, no? 4.300.000, ognuno delle quali si sta, contrariamente alle elezioni politiche, autoschedando, perché hanno preso il nostro nome, gli abbiamo dato almeno un euro, quindi, e molti gli hanno dato più di un euro, quindi abbiamo finanziato un movimento che era un movimento di un certo tipo, lo dico abbiamo perché c'ero pure io e via, ma io non vi faccio il discorso da questo punto di vista, voi fate conto che state parlando con un teorico, vi do delle documentazioni solo per capire che non sono così sopra le parti da questo punto di vista. Sono andato anch'io, sono stato contento che ci fosse tanta gente, c'era una fila. A me è sembrata una cosa, me lo ricordo perché è stata l'unica volta che ho fatto il testimonial, ho fatto, pur essendo criticissimo nei confronti di loro, ho fatto il testimonial per queste primarie dell'Unione, hanno preso 5-6, sapete lì quando c'è da ramazzare, allora Bea è presentabile, mettiamo Bea, poi c'è Dandini che è amico di quella, la cosa, insomma i personaggi fanno così, ramazzano e ce ne sono 5-6 che fanno. Io ho accettato, ma sono stato l'unico che ha detto una cosa che poi non è piaciuta, ma non hanno potuto fare la figura di non mandare in onda per le televisioni la mia testimonianza, il mio invito a votare, perché sennò si sarebbe risaputo e sapevano che con me, almeno da questo punto di vista, non si scherza, l'avrei detto, ancora qualcuno mi dia retta e che se gli racconto una cosa interessante la raccoglie, c'è, nonostante le dosi industriali centrali. Va bene? Allora, io in questa testimonianza, diciamo questa esibizione, piccola espressione da testimonial per le primarie, dico andate a votare le primarie per Prodi, fate iniezioni di flebo, di società civile alla politica, perché sennò non si va da nessuna parte, direi la stessa cosa se ci fossero le primarie del centrodestra, cosa eclatante, cioè come, stiamo a parlare di primarie del centro-sinistra, che c'entrano le primarie del centrodestra? C'entrano perché anticipo una tesi che trovate in tutti i miei libri, che questo paese o si salva tutto o non si salva, non è che ci sono i buoni e i cattivi. Si deve salvare rimettendo in asse il piano inclinato sul quale sta rotolando. Stiamo rotolando più o meno tutti. Ci metti Berlusconi in rotola, ci metti Prodi in rotola, ci metti Padellaro in rotola, ci metti Bea in rotola. Per forza, perché se il piano è inclinato, è una legge fisica, si rotola. Allora, o si mette in asse il piano, per cui si prova a ricamminare in piano, oppure si rotola.